Eccoci rientrati in studio per la seconda parte di AC News. Mercato, lavoro sul campo, i prossimi impegni in campionato sono al centro di un'intervista realizzata per Teletruria dal giornalista Andrea Lorentini a Mister Dal Canto. Guardiamola insieme. Mister, partiamo da questa settimana che serve, no, anche per mettere benzina delle gambe in vista di questo girone di ritorno. Che tipo di lavoro ha fatto fare la squadra? Ma non si è discostata tanto dalle settimane tipo dei pre-partita, perché alla fine sono stati fermi 7 giorni, di cui 2/3 più 2 allenamenti li hanno fatti, quindi è come se uno prendesse una botta e sta fermo 4-5 giorni. Hanno recuperato più col cervello che con le gambe. Ecco, Basit come sta? Sappiamo che ha problemi muscolari. Sì, non è una roba grave, non lo so se lo recupereremo per la Pro Vercelli, però insomma... spero a breve, sì. Ecco, sono giorni e settimane che servono anche giocatori magari come Cutro, lo stesso Belloni, per ritrovare il massimo della condizione. A livello generale come sta la squadra? La squadra sta bene, per quelli che magari sono reduci da qualche infortunio. Nello non c'ha problemi perché è già rientrato 2 partite da quasi 90 minuti prima di Natale. Per Belloni la cosa è un po' più lunga, anche se deve cominciare a farlo, se no la continuità non la trova mai. Comunque fisicamente riesce a lavorare, riesce a far tutto, quindi siamo già un passo avanti. Remedi cosa può dare più a questa squadra? Ma un ragazzo che si sposa bene per caratteristiche umane, tra virgolette, se si può dire così, perché è un giocatore che viene da 2 fallimenti, quindi ha voglia di mettersi in evidenza, voglia di recuperare il tempo che ha perduto, è un giocatore abile sia dal punto di vista tecnico che strutturato da quello fisico, quindi ci può dare quello che in questo momento qua magari abbiamo un po' di meno in forza e in centimetri. Si gioca il posto con gli altri, abbiamo tante partite, c'è qualche infrasettimanale, abbiamo 2 giocatori in mezzo al campo che in questo momento qua sono in diffida come Buglio e Foglia, quindi presumibilmente a breve qualcuno la salta, cioè un giocatore ci fa comodo. Ecco, l'altro reparto nel quale state guardando è l'attacco. Le chiedo se anche la posizione di uno tra Zini e Persano può essere vista in uscita, oppure si guarderà solo ad integrare il reparto. No, se dovessimo mai integrarlo, il reparto è chiaro che dopo diventiamo in troppi, quindi ci saranno da fare delle altre valutazioni che però oggi sono premature, perché resto l'idea che un movimento davanti da noi va fatto se è qualcosa che ci porta a un miglioramento, se dobbiamo fare un giocatore che non mi sposta niente nella qualità, stiamo come stiamo, che va bene così. Ecco, la difesa è un reparto che, come dire, in questo momento ha abbondanza. Danese a parte, le chiedo che sia Burzigotti e Borghini comunque resteranno con 4 centrali di sicura affidabilità, o siamo in troppi anche dietro? No, in questo momento qua andiamo bene così. Hanno dimostrato che comunque quando sono stati chiamati in causa non è cambiato niente nell'economia delle prestazioni della squadra, quindi sono tranquillo io, devono stare tranquilli pure loro. È un Arezzo che si presenta questa seconda parte di stagione dal lato del secondo posto in classifica, gli ha sempre detto pensiamo una gara alla volta. Ecco, quale diventa però l'obiettivo adesso? Sempre pensare una partita alla volta? Ma non cambia niente per un motivo semplice. Prima, quando siamo partiti, siamo stati costruiti per fare una salvezza senza tanti patemi, e poi il corso delle cose ci ha detto che l'abbiamo fatto velocemente. Oggi sento parlare tutti di playoff, ma vale lo stesso discorso per quando siamo stati costruiti per la salvezza, nel senso che per fare i playoff comunque meno di 15 punti non li possiamo fare. E uno dice come facciamo a non fare 15 punti in 18 partite? Nel calcio può succedere qualsiasi roba, allora è meglio che ne facciamo una alla volta. Quando avremo raggiunto eventualmente la quota che ci consentirà di stare tranquilli sotto quel profilo lì, vedremo a che punto della stagione siamo e che si potrà fare. Finché non la raggiungiamo, sono tutti discorsi che lasciano il tempo che trovano, perché magari mi capita che ci abbiamo una serie negativa, che spero che non succeda, allora stiamo qua a parlare, a fare oddio, oddio, a gridare al lupo a me. Se posso faccio qualcos'altro col lupo, non lo grido. Ecco, un'altra domanda su un singolo, Salifu come sta e anche se su di lui verranno fatte delle valutazioni? Sì, lui ora dovrebbe essere a posto, quindi presumibilmente rientrerà a pieno regime per allenarsi. Stiamo parlando di un ragazzo che comunque sono 6 mesi che non gioca da noi, più quelli precedenti, che viene da una situazione tutta particolare. Faremo delle considerazioni insieme al giocatore e alla società su quale sarà la soluzione migliore da trovare. Ecco.
Ecco, un'ultima domanda, è un Arezzo che nel girone di andata ha giocato per larghi tratti il miglior calcio di questo girone. Sicuramente gli avversari adesso conoscono la sua squadra, quindi sarà più difficile nel girone di ritorno. Dove dovrà essere bravo l'Arezzo per vincere le partite? Ma non è tanto che l'avversario ci può conoscere meglio, perché nel calcio poi alla fine se riesci a trovare il sistema per far venire a gara la qualità nelle cose che fai, che uno prepari una cosa oppure un'altra, secondo me nel campionato di C ancora ci si riesce. Dobbiamo essere sereni nel continuare a perseguire la strada che abbiamo intrapreso, tentare di migliorare qualcosina su dove? Sul tentare di vincere qualche partita, su qualche palla ferma in più, perché ne facciamo troppo poche, perché noi se non siamo tutti perfetti e non riusciamo a portare a casa alle volte i risultati che ci possono consentire di sfangare delle partite difficili. E allora il Sud Tirol l'anno scorso è arrivato alla finale playoff, mezze partite le ha vinte su palle inattive, noi non riusciamo a fare un gol manco su un cross. Su queste cose qua dobbiamo fare qualcosina di più, partendo dal presupposto che non è la nostra caratteristica migliore, ma si può fare di nettamente meglio di quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Bene, con le parole di mister Dal Canto chiudiamo anche questo secondo spazio di AC News. Noi ci fermiamo qualche istante per la pubblicità e torniamo subito dopo con l'attualità.